ragazzi, ragazzi, ragazzo, figlio della me. Raga, è mattina. Sono le 10 di mattina. Io non pensavo che le 10 esistessero anche di mattina. Vedi, perché tu sei, perché sei un privilegiato, perché sono tutto uno che YouTube. Si sveglia alle 4, non fa un cazzo tutto il giorno, due video di merda e guadagna un sacco di soldi. Botto. Brum di brum soldi. Codeina, scasca. Scusate se ho fatto delle cazzate ogni tanto, ma sono dipendente dalla codeina. Adesso ne sono uscito, è stato difficile. Sono un cazzaro di prima categoria e merito gli schiaffi. Adesso dobbiamo cominciare subito perché il disco è lungo. Pareri discordanti stanotte mi schierano. Ah, il tipo spera. Ah, che schifo. Andaglia la merda. Com'è che facevano? Andaglia la merda. Ah, ho capito. Pensavo dicessero andaglia la merda. Invece no. Invece era no, una era cosa, un'altra cosa più fine. Ragazzi, confido in Salmo. Sì. E so che le minchiate non le fa. Spero fino ad ora. Fino a mo. Ho un po' paura. Allora, sentite una roba. 90 minuti abbiamo sentita. La saltiamo. Andate a vedervi la reaction. Partiamo subito con stai zitto con Fabri Fibra. Stai tozzi con Fit Fibra. Quindi primo Fit è Fibra. Ehi, se compro l'erba vado in bicicletta. Io sono un tipo da profilo basso. Ehi, giro di notte con tu invece avuto solo io. Cazzo dentro. Sì. Punchline. Bella, oh. Fibra. Il terreno da Fibra. Tipo chi va là, ogni 15 minuti muore una celebrità. Faccio scemo la fumi, non è buona. Capitano, sex in public. Dalla però. Non credere a nessuno sotto i 30 anni. Mi vorrei reincarnare da poi a 18 anni. Mica scopri se ascolti gli Slayer. Oh! L'accetto, dammi un milione e smetto. Oppure stai zitto. Tre strofe. Primo bar con il sole nero, tipo San Card. Nero. Vai. Allora, adesso ho capito anche il ritornello. Ecco, troia. Allora, qua è doveroso leggere almeno il testo di sto pezzo. Faccio una strage tipo Terzo Reich. Scherzo, dai. Tu puoi, ma a noi ci arrivano i denuncette. Raga, l'ha toccata molto, molto piano. Si vestono da donna per trapanarsi il culo. Quindi un bel dissing senza fare nomi, comunque. Sì, però sappiamo già esattamente di chi parla. Io ho capito adesso il ritornello. Mi lamento del paese, stai zitto. Non arriva a fine mese, è tutta colpa di me. Quindi, i vecchi scorreggioni del pop. Quindi chi passa i pezzi di radio non vogliono la denuncia sociale. Però allo stesso tempo non capiscono perché i reppusi sono adesso sono primi in tendenza rispetto al pop tradizionale. Leggevo l'altro giorno un articolo fantastico di quanto il rap abbia scavalcato qualsiasi cosa nelle classifiche. Quando ci dicevano che non avremmo fatto un cazzo, che non era musica. La musica parlata. A 18 anni mica scopre se ascolta gli Slayer. Madonna raga, quante mine. Raga, allora tra Fibra e Salmo non so chi. Con i primi 4 rischi ho pagato la affitto, dammi un milione e smetto, sennò stai zitto, è geniale. È come quelli che ti dicono non dovevi andare in Fenez e ci ho pagato affitto. Bravo. Fibra poi io no. Bello, 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 bello. Il primo pezzo, cioè secondo pezzo, per il primo già 90 minuti era già spettacolare. Primo, secondo pezzo. Sei già, un leccaculo di Salmo, il tuo capo Salmo. Io secondo me, raga, secondo pezzo disco dell'anno, Vediamo, sì, Ricchi e Morti. Ricchi e Morti, che dipende Ricchi e Morti. Ricchi e Morti. E inizia con una citazione degli Scrooners. Sono solo per i soldi. Certo. Faccio i soldi. Cantato. Sono per il grande. Bella la base. Calizio. Oh, oh. E cavalco queste candi come sborriere. C'è impazzito male, perché? È la parodia del rap. Classico rap, cash, cash, cash. Bella però quella citazione iniziale, che sappiamo dove vuole portarci. Ma perché se ne voglio ancora. E la vita è così triste che mi lasciarono un la rima. Brutta, pesante però. Aia. È un po', quindi, popolare, dai. No, no, però è guarda che è molto pesante. Ricchi e Morti, so. Lo so. Sì, non dubito, non penso, non chiudo le rime. La mia autostima ce l'ho in base a quello che posso comprarmi. Della serie devi compensare. Secondo me anche il titolo Ricchi e Morti, che riprende il canzone animato popolare, è per tutte quelle cose che riprende. Anche la fine dove rifà tutte le citazioni, quella roba lì, i capelli gialli che fanno tutto. Capito. Beh, Daitan non lo conoscono i ragazzini. Sì, però io e te, Daitan. È una citazione un po' particolare. Vabbè, Dispoveri Channel, ecco, Dispoveri, niente, è con Nitro. È diventato Danti. È diventato Danti, va bene. Infatti è bello il pezzo. Senti la base, è già diversa. Ringrazio i bro se sono ancora bevi uguale che per i veri poveri. Vabbè, c'è la drum and bass. Sono pervenuta quindi come Valtour, le parkour della loro like Arthur.
che strano il beat, è tutto storto. Cantavola. Grande. Come noi. Il beat non è storto, ha una traccia dritta che segue quella proprio che pare, e poi il resto è noise. Drum quando era da poveri, adesso ce l'hanno tutti. Vediamo Nitro. Bella, comunque lascia respirare la base, eh. Però è molto ancora. Di cosa vedo pezzi di ora nel tuo peli, so che sono un ecocentro. E c'è molto che non ci senta godendo. Le vacanze quando fanno gli sci. Ah, bello! Dammi la stimolatoria. Bello, cazzo. Geniale, bello, che geniale. Che fotografia della geniale. Madonna, della nuova, della generazione. È la fotografia della generazione di adesso, però rivista dai nostri. È fantastica sta cosa, sì, raga. Sì, sì, il sì, resto sì. È in Goleador, ma quante volte ce lo siamo fatti là? La carta igienica sul tavolo, raga. Mamma mia. Ma che testo è? È quasi indie su certe cose. Nitro ci è sempre piaciuto. A parte la critica, tra virgolette, che abbiamo detto della retorica sull'ultimo disco, ma. Sempre perché diciamo che noi non so cose abbiamo già sentito. Ma perché noi abbiamo praticamente musicalmente un background molto simile a Nitro. Gli ultimi due di Nitro che abbiamo sentito, compreso questo, ciaone. Ciaone, stanno vai. Stanno alzando un sacco il livello. Grazie, raga. A Gesù Cristo. Gabriele. Gabriele, allora, quante me l'avete criticata? Io adesso la voglio sentire. Vediamo un po'. Però Gabriele, Tesla, siamo sempre lì. Vediamo un po'. Vediamo cosa ha voluto fare. Stappa. Secondo me, da queste prime note, una roba spagnoleggiante per stare dentro il palpa alla Tarantino e quindi stare in linea con la roba che scrive ogni tanto Nitro. Ok, un po' trashona. E Salmo, pardon. Spagnoleggiante in modo da mettergli un mezzo reggaeton, in modo che anche Sfera riuscisse a starci dentro. Sulla base, sai, con la sua voce che non è male. Vediamo. Curiosissimo, raga, non volete capire. Perché merita, sì, ma senza la fita, oh, troia. Dove nascono figli già vecchi con minca, sì. E allora sfiga, prova ciò che ami e lascia che ti domani un po' come sei. Non è male batterista, pensare se un lavoro scriverà sul ai. Guarda che a me non dispiace, Marlo. È diventato, ci sa che fare, è diventato merda. Non so, è un mezzo troll sta canzone. Ma non dispiace. No, no, questo poi spacco. Chi è che l'ha detto, scusa? Beh, totalmente fuori dai pronostici di Barlo. Spiazzato, io pensavo una roba più classica. Sì. Invece cosa è successo? Ha fatto un beat trappone pesantone, grim, grime, dove ha rappato Salmo. Sì, dal ritornello, dal bridge in poi è diventato molto poi morbido. Ha cambiato completamente alla Maximum d'ormone, no? Sì, è vero. Ha stravolto tutto quanto per arrivare a un ritornello dolcissimo. Dolcissimo e pop italiano. Con della critica sociale pop. E Sfera, in realtà, più che una strofa mi è sembrato un secondo ritornello. Una strofa cantata però sì, con l'aria del ritornello. E ti giuro, non mi è dispiaciuto. Come abbiamo sempre detto, Sfera è molto lontano dai nostri gusti personali, non... Però entra, spacca, esce, ciao. E lì ha fatto la citazione a lui stesso. No, ma ci sta. Non so, raga, io del resto se ascolti Slayer non chiavi, quindi me l'avete massacrato, però io ma non è quello che ci si aspettava nessuno, infatti. Forse è questa la genialità. Ma in realtà la Sfera, se si desse queste cose qua, ma infatti è quello che si sta spostando. È molto intelligente questa canzone. Vai. Ho paura di uscire. Sì, bravo, hai detto una cosa molto, è molto intelligente. Importante. È una canzone molto intelligente, ha fatto il salto di qualità. Mi sa che anche questa è mezza. Adesso non dico più niente perché poi mi cambia tutto quanto. Perché io vedo gli yai qua. Ok, ho rifatto il trick. Da questa giungla come un fiatco. Non devo dire mai di sì, meglio non dire mai di sì. Porca troia, che base. Sto pensando che fa schifo la cosa. Giuro che stanotte pure ci dormirò sopra. Con gli anni di testa, quindi meglio non uscire. Sai questa di uscire. Ma che questa live, raga, spacca i culi. Così è, mi scrivo il mio nome sul muro del piano.
tirando. Oh, colpiscio? Raga, spacca. Ah, non ho capito, devo rivedere un attimo il intanto pezzo. Quentin 40 ha fatto scuola anche a Salmo, eh. Potevi mettertelo nel fine del disco, ho capito che è fuori da poco, però meritava. Allora, bevo questo, fumo quello, tira tardi la mia faccia, tira segni, la tua faccia, Tina Turner. Tira segni, mezzanotte sull'attenti, chiama il pusher con il boost, fatti spenti, fai la fuga nella giungla con le buste ad essere lunghe, 10 grammi comprimi. Sto pensando che fa schifo la coca, giuro, stanotte ci dormino sopra. Di chi sta parlando? Di lui stesso? No, questa è tutte le tarantelle di quando la gente pippa, che poi dice la notte mi risucchia, mi lascerà ballare nudo sul mondo, nel senso che ti senti onnipotente, che balli sul mondo nudo, libero dalle cose, però poi sei imparanoiato e hai paura di uscire. O questa è la più party da live, un sacco da live, raga. Fatti fare il remix da Bosdoms. eccolo, l'ultima volta Coez non ci ha deluso per niente. Canta, raga, canta. Vuoi pechegno. Storytelling suo inventato. Random medley. Vai, Coez. Servirà. La sentiremo in radio. Servirà. Tocco il fondo come il ferme del mescal. In questo gioco sporco squadra. È vero, tanto questo. Di merce, pessima idea. Chiaramente come mosca. Sarò io infiltrato il boss della dea. Almeno fa lo spiro e non fa il malandrino. Capito? Sparare alla luna, riprende nella notte del. Sentirò gli spari. Bello. Molto fraquintale, eh? È una poi entra Coez. Bello. Allora, si è salvato bello, in bello. Corner lo storytelling, che alla fine lui era uno sbirro infiltrato e non era il classico malandrino la guè. Bellissima. Ma... bellissima, una delle migliori del disco. Minchia, per me no. Vibe, minchia raga, vibe. Il melodicamente spettacolare ritornello. Vabbè, perché a te ti piace Coez. Mi piace però, sì, questo più stile. Imparziale. Più imparziale, mi piace. Minchia, rispetto alle altre. Rispetto anche alle altre, è uno dei più belli. Ha uno storytelling della Madonna. Sta parlando, ha fatto tutto il gioco che fanno gli altri senza fottersi nel gioco degli altri. Sì. E già lì ti fa capire. Sì, infatti, quanto è in corner. Alto. Fighissimo ritornello che lo capisci soltanto alla fine della seconda strofa. Mm-hmm. Però diciamo che è il pezzo più leggero. Pop da radio, questo raga, questo lo sentirai in radio domani. A livello musicale. Ma non ce n'è una brutta, non è che è brutta la canzone. Ho detto che rispetto alle altre è leggera. Sì, perché sì, ma comunque da... non ha il mood delle altre. Se ti dico da discografico, io sento un pezzo del genere, cazzo, questo disco, è il pezzo. Fa da discografico. Oggi sono fa da discografico. PXM, perché vai. Guardavo la cassa per perché parlare. Sei un discografico un po' così, coglione. No. Vai. Cioè, ci sarà qualche discografico no. Coglione. Ci sarà, PXM. Immagino, non lo so, non ne ho mai conosciuti. Che potrebbe essere XXM, però non lo so. Detective Fada. Paga per me. Da traccia a traccia cambi personalità. Oggi è Detective Fada. Prega per me. Che è PXM, prega per X-Men, sì. Come X-Murri, che è per Murri. Prega per Murri. E dai, io... canta. Canti? Canta, papà, vai. Va bene. Oggi non mi non sono capace. Porco. Che figata la base. Dai. Secondo me in mezzo di Singa Fedez c'è qua dentro. Allora, secondo me sono tante cose che ci si potrebbero essere anche contestate in questo testo. Sì, però non capisco dove vuole arrivare. Non so se è una provocazione o un attacco gratuito, ma gratuito. Sì. Gratuito completamente alla fine. So che lui comunque ha avuto cazzi con chi? Fedez. Quindi Salmo. Sì. Quindi e molto... Asia e con Asia Argento cosa e con gli youtuber cosa c'hai? Frega. Quello degli youtuber lo sottoscrivo, che è meglio vendere il fumo che fa lo youtuber. Sì, quello ma sempre. Io mi faccio sgamare, ma poi sono su Spycage un po'. Ma poi questo come discografico che già guarda le casse sbagliate, ma va a vendere il fumo agli sbirri questo. Ma te lo vedi a vedere il fumo. Secondo me è una provocazione. Ma d'Asia? No, non solo d'Asia Argento, un po' verso quel mondo. Boh, anche un attacco gratuito. Alla fine. È il pezzo musicalmente spettacolare, il testo niente. Il testo sì. Questa è effettivamente la più debole del sì, disco, secondo sì. me. Andiamo avanti. Per me. Vabbè, Salmo, strofa 1, con chi è? C'è. Anastasia. Non la conosco, però. Perché, sai, come discografico. Io sono fan del discografico. Il discografico così. Un po' così. Un po' così. Creativo. Sì. Questo hai già sentito come. Mi ricordava. In faccia serie, ci sta una canzone d'amore. Canzone d'amore ha dovuto fare. Ci sta.
niente, raga, andare in radio a tutti i costi. Si salva dicendo alla fine: senti come fa la canzone che ho scritto per te, non te l'aspettavi, invece eccola qua. Questa è. A me non è dispiaciuta neanche a me. Questa cosa non mi è dispiaciuta. Andare in radio? No, non dispiace a nessuno. Stacca tanto da tutto il disco, che è molto. Allora, sai cos'è? Secondo me ha messo Prega per me prima del pezzo d'amore, proprio per. Prega per me era quello più vuotino come pezzo, poi c'era il pezzo d'amore. Tiè! Lo skit, è uno skit, lo sentiamo veloce. Speriamo che sia uno skit alla batteria. Questo è uno skit messo così per ricordare i vecchi tempi, basta. Ma secondo te è solo per ricordare i vecchi tempi che voleva suonare la batteria? O è anche per educare il pubblico che non c'è solo il rap e poi si può apprezzare anche l'altra musica, se magari te lo dice Salmo che quella musica è figa? Ma secondo me lui non vuole anche educare, se con Slayer non lui scompi. Non vuole educare niente, ha semplicemente messo una roba che gli piaceva. Ma questa è la tua opinione, posso dire anche la mia. Sì. Cioè, secondo me se ma uno... Ma hai chiesto l'opinione secondo te? Secondo me no. Le chiedo, può... Uno che ti dice con gli Slayer nello stesso disco, con gli Slayer non scopi, e poi ti mette uno skit tutto che non è hip hop, non è rock, è rock, è cazzo di sì? Genere. C'è anche altra musica, non ascoltate solo il rap. Puoi vederla anche da questo lato? Al posto no. Di. Perché, no, perché in tutto il disco ha un sacco di influenze rock, addirittura di molti altri generi musicali. Non esplicito, qua è proprio esplicito, capisci? Uno skit. No, ma secondo me no, è una roba che gli piace personalmente. Se io facessi un disco, metterei una roba che mi piace perché mi piace, non perché voglio educarti ad ascoltare altro. Quello lo faccio in altre maniere, in altri contesti. Posizione, però ti dico, anche Nico... No. Sul disco ufficiale metterai quello che mi piace a me, soprattutto se lui che ha suonato la batteria. Beh, sì, immagino proprio di sì, visto che suonava la batteria. Anche Nitro nei dischi vecchi aveva provato a mettere dei pezzi metal che cantava lui. E poi ha detto no, non li metto più perché non hai... sono piaciuti. Perché non sono piaciuti ai fan che si ascoltano solo Nitro il rapper. E da una parte dici compro un disco rap e voglio il disco rap. Dalla parte dice sto comprando il disco del mio artista preferito. Voglio sapere cosa gli piace. Cosa gli piace voglio fare. Sapere cosa gli piace, magari visto che io voglio essere come lui, magari cerco di ascoltare la stessa roba che l'ha formato. Beh, allora come di cioè in parallelo un fan poi si va a informare determinate cose. Beh, lui sempre, ma non tutti, sempre comunque ricordati fatto, che stiamo parlando di una generazione di ritardati, infatti, per quello. Solo che io sto ascoltando il disco come l'ascoltasse un 35enne. Eh no, tu devi essere... E da 35 anni mi piace. Ma certo, però ti sto dicendo, ti è, può essere quella cosa? Cioè può essere anche quella cosa, non è il tuo no lapidario perché sei fada. No, personalmente questo. Secondo me è anche quello, potrebbe essere, io spero che sia così. So che nella produzione c'era dentro anche il ragazzo dei musicisti. C'era tanta roba che noi abbiamo sentito. Noi abbiamo sentito tanto rock, tanto hardcore nelle produzioni. Nella produzione di Tiè. Sì. C'è uno dei musicisti degli Linea 77, era fatta assieme a Salmo la produzione. Quindi comunque la voglia di avvicinarsi molto di più a quel filone c'è. Ma ti dico, in tutto il disco ci sono tanti riferimenti, tanti accenni. Tanti generi musicali, ragazzi, non è così. Qua che era molto più esplicito, era per magari iniziare a far orecchie ai ragazzini che sta musica non la sentono perché non va di moda, a dirgli, ragazzi, iniziate a farvi il palato anche a roba che probabilmente tornerà. E poi non venite tutti a fare i punk rocker perché lì poi si poga e vi becco tutti uno a uno. Ti lancio una provocazione. E io ti lancio il cellulare. Non è che Salmo invece ha inserito questa cosa all'interno del disco semplicemente perché sta cambiando genere? Il cantato, le linee melodiche differenti. Quello che ho detto io, tornerà magari. Lui che sta cambiando genere. Il disco prossimo, aspettiamo un altro disco rap o un qualcosa più spinto verso il rock? Visto che hanno detto che sta tornando e tornerà perché tutto è ciclico. Stiamo vivendo gli anni 80 quelli brutti. Guardate la gente come va in giro vestita. Mamma. Di merda, come negli anni 80 però peggio. Ora che fai? Ora che fai? Torna il 90 o... Ora che mi cerchi non mi trovi. No, io sono un mio. Però è happy. Capito. Quei fiori del male, siamo simbiosi. Baby, io non ho pietà, mi porteranno a casa in brano. Bella sta roba che ripete l'italiano. Ha sperimentato molto sui beat. Questo era una bella. Beh, allora, ha sperimentato tanto coi beat. Sì. Tanto coi beat, proprio che ti lascia stordito. Sì. E qui ha detto due cose. Qui è proprio ha fatto il testo trap, no? Ha fatto il testo trap, ha detto due cose. Però ci sta, è giusto un esperimento musicale più che una canzone. Beh, le, piace esperimento musicale. C'è tanto di roba anche sua vecchia negli altri dischi, questa roba del ripetere una parola. E a me piace.
concettualmente è anche interessante, perché quelle due o tre frasi che vengono fuori sono fighe, sono interessanti. Sì, è il trap come concetto di scrittura. Bravo. Lunedì, perdonami, abbiamo già sentito, sentiamo lunedì che è l'ultima, che tutti quanti mi hanno detto che è fortissima. Produzione di Salmo, Frenetic e Orange, che salutiamo, che sono due produzioni della Frenetico. Madonna. Loro ci hanno abituato a queste produzioni un po' mezze jazz, un po'. Non preoccuparti che sta fondi nasce con le branche. Dico grazie a me stesso, con il mio sempre così duro, allora fallo me. Ho fatto il peso di bruciare per sparare al vento. Una vita di corsa, un giorno si farà la storia di Nick. Vorrei dei figli sabato sera. Per favore, puoi lasciarmi solo, solo. Ma bello. Gente come me, morire dare colpi alla droga. Se non piove, non cresco di fiori. Le giavo nella fogna con George. Questa trottola che gira, ridere. So che fa ridere, io non so ridere. Lui c'ha sto trip che adesso lui è scrittore e quindi sarà immortale. Madonna. E ci sta, come chiunque ha lasciato qualcosa. Io credo che Salmo in questo momento sul mercato sia il rapper più innovativo e figo, hype creator, hype maker che esista. Ce l'ha insegnato grazie a tutte le sue trovate di marketing che ha fatto per promuovere questo disco. Ce l'ha insegnato nel disco mettendo tanta di quelle sperimentazioni senza aver paura. Oh, un beat regolare, normale, già sentito, classico, non ce n'era. Non c'era. Forse di Spoveri Channel, ma anche, no, quelli più, anche quelli più che dici ok, hip hop. Poi cambiano sempre, in tutti i beat c'è sempre qualcosa di diverso. E questa cosa mi lascia talmente basito, perché anche le basi che hanno meno... Scusa, le canzoni che hanno meno forza, hanno grip, hanno un beat che minchia ti lascia così. Al costo anche di lasciare talmente scazzato da non piacere. Infatti tanta gente mi ha detto ma che merda il disco di Sal. Io raga, sto disco lo credo, allora, non è al pari dei Corveleno, perché secondo me il disco di Corveleno è bello, ma è hip hop, è classico. Questo è già diverso. Musica è scritto nell'ottica rap come scrittura. Sì. Però sta andando avanti a livello di musica, musicalità. Cresce, una crescita musicale. Contaminazioni, non c'è più un vero e proprio genere. C'è Salmo come artista. È fighissima sta cosa. C'è Salmo come artista. Il tema principale del disco, quello conscious, sì, è che lui si sente un artista e quindi sa che quando morirà vivrà per sempre in quanto ha lasciato delle opere. E questo è un concetto che altri non hanno dato. Bravo. In 2-3 anni a sta parte. Bravo, cazzo. Ok? Cioè, c'è il testo d'amore per la radio, c'è l'altro testo per la radio con Coez. Sì, un paio di canzoni che secondo me sono radiofoniche a step. Vabbè, ma le ha fatte, mica stronzo, ha fatto il disco, quello poi con Sfera, quindi ne abbiamo già tre papabili per la radio. Quella con Sfera perché c'è Sfera. Sì. Quella con Coez perché c'è Coez. E poi il pezzo d'amore perché c'è la tipa che canta. Che è fortissimo, oltretutto. Vabbè, ma non so, allora, sono tutte belle. Io posso solo dire che Prega per me era quella più gratuita. Sì, 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 quella un po' più leggera, quella che... E Ora che fai, che era quella così sperimentale a palla, perché poi ha avuto uno stile molto trap come scrittura, nel senso quattro frasi ma ha effetto. Disco è bello. Disco è bellissimo. Ripeto, sì. Live ti diverti. Secondo me vederlo live lui è... ma live, tutti i live sono belli, i suoi. Ti dirò, il disco è bello, è scritto molto bene. La sperimentazione, siccome l'Italia è un po' indietro, bravo, può risultare ostica. Ma come può risultare ostico un altro disco che abbiamo sentito, che dicevo, oh, ma strani ste basi. Qual era quello che abbiamo detto? Ha sperimentato molto con le basi. Forse la Genitex. Non ricordo, però posso portarti un esempio. Io qualche tempo fa, quando uscì Elvis Back, la gente che seguiva Salvo diceva, Salvo che faceva le pizze. Sì, sì. Cazzo, che schifo, sei diverso, non sei più da quello di Dead USB. Riascoltati Dead USB, no, per farti capire che lì sperimentò tantissimo altri suoni. Questo disco è la stessa cosa. Ma è anche per differenziarsi. Si è staccato anche ancora da quello vecchio. Ascolta un disco di Salmo che comunque dici cosa ha tirato fuori, cosa prova. Perché tanto che hype c'ho, che hype c'era per ascoltare questo disco, un botto. Sì, 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 sì. Perché dici, vediamo che cazzo ha fatto Salmo. Poi diciamo che lui ha uno stile di scrittura molto hip hop, quindi mischia la cazzata per ridere, la provocazione, il piscio sul muro del pianto. Ha concetti veramente fighi sul di specchio sociale, sì, dei ragazzini, di critica, eccetera. Non è un ragazzino. E anche quando ha fatto il pezzo con Sfera, che è quello, diciamo pure che, senza paura di essere smentito, il pezzo che ha creato più controversie. Hai fatto un featuring con Sfera, cosa c'entri con Sfera? L'affermazione di Sfera come top del suo genere. Non ha fatto un pezzo intelligente della serie, ha fatto un pezzo intelligente scritto apposta, sia come mood, che è partito grime, della trap più grime, per arrivare a un ritornello pop melodico. E anche lì Sfera ve l'ha buttato in culo a tutti voi youtuber che lo criticate, dicendo faccio due rime del cazzo, entro e esco spacco ciao, proprio come ha detto lui. Però intanto
Raga, allora, è indubbio che nonostante sia poi la più... critica a quello che poi Sfera rappresenta in Morti Dentro. Ma lì è sempre lo stesso discorso. Allora, lo stesso discorso della serie, io non accetto, io non condivido il tuo stile di vita, però sono cazzi tuoi. Ammetto che però tu con il tuo lo stai facendo. Che è quello che non riuscite a scindere voi, che avete criticato poi questo pezzo. Raga, Sfera vi fa schifo, fa quello che cazzo volete. Salmo ha avuto le palle di metterlo dentro il disco, nonostante gli avesse precato merda. Sì. E ha fatto una roba figa. E voi dite che non è figa soltanto perché Salmo ha collaborato con Sfera. No, dite che non è figa solo perché Sfera si chiama Sfera. Perché no, anche a noi Sfera non piace. Ma quei due o tre pezzi che aveva fatto, se guardate le reaction vecchie, quando ha fatto pezzi fighi che ci sono piaciuti, l'abbiamo sempre detto. Quello con la torre di Eiffel, sì, Eiffel, sì, certo. Figli di papà è figo. Tralasciando questo, fatti pezzi belli. Poi vabbè, ha fatto anche tanta roba che non ci è piaciuta per niente. L'ultimo disco praticamente quasi tutto non ci è piaciuto, però. No, però c'è da riascoltarlo, secondo me. Sì, anche secondo me. Perché Rockstar. Adesso tanto uscirà Popstar, quindi probabilmente non lo riascolteremo. Popstar? Sì, perché quel tour lo chiama Popstar, credo che faccia uscire qualcosa in contemporanea. Ok. Si sta facendo tutti i generi musicali. Cazzo, gliene frega. Quindi che arriva lì pop. Oh, se arrivi alla polca mi chiami che. Popstar. Folkstar. Salutiamo tutti, raga, ci vediamo magari a un concerto di Salmo sotto il palco a pogare. Po' di coetze a fare a piangere e tagliarsi. Mannaggia. Ciao. Vi saluta come che chiamo? Discographic Fada. Discofada. Discofada. Discofada.